Buonasera a tutti, sono Coltelli Maniac e oggi, come avete potuto vedere dall'introduzione, vi parlerò del Brisanesmoke 125. Questo coltello l'ho preso in kit, il che significa che vi arriva praticamente smontato e dovete manicarvelo. Operazione abbastanza semplice, occorrono semplicemente delle lime, della carta vetrata e poi della colla bicomponente. Vi do qualche informazione sul coltello. Il coltello misura in totale 23,5 cm per una lama di 12,5 cm, da qui anche il nome 125. Lo spessore della lama è di 3,5 cm, il peso, almeno nel mio caso, nel mio esemplare, è di 200 grammi, 201 grammi. Ovviamente varia a seconda di quanta colla bicomponente utilizzate, di quanto smussate il manico, eccetera, quindi può variare di qualche grammo. Ho notato che nella versione kit rispetto a quella venduta già assemblata manca nelle guancette il foro per il cordino. In realtà sul codolo del coltello era presente un foro, però mancando il foro sulle guancette si doveva fare con un trapano. In ogni caso sarebbe mancato il tondino metallico perché non era compreso, quindi non l'ho proprio fatto, l'ho lasciato senza foro, lo utilizzerò senza laccio. Il coltello è ovviamente un coltello con lama di tipo Nesmuk, ha un'affilatura Scandi, che è uno Scandi puro, almeno da quello che riesco a vedere, quindi è una lama in cui la bisellatura finisce proprio a livello del filo, la bisellatura Scandi finisce a livello del filo, senza un micro bisello. Quindi la lama ha un profilo Nesmuk e i piatti così come anche il codolo, sono lasciati in brutto di forgia, con questa finitura, secondo me molto bella perché dà un tocco di vintage, di vissuto al coltello. Magari se riesco a metterlo a fuoco. Il codolo presenta la stessa finitura, ovviamente qui è venuta un po' meno perché ho usato la carta vetrata per portare a filo il manico con il codolo. Il coltello è in acciaio 80 CRV2, che è lo stesso acciaio che viene utilizzato dalla Terava. La Brisa infatti usa molto questo acciaio in alcuni suoi coltelli, utilizza anche il Sandvik 12 C27, utilizza anche altri acciai come l'Elmax e così via. È un acciaio da utensili, quindi un acciaio ovviamente carbonioso, che però presenta una spiccata resilienza e anche una buona elasticità. Oltretutto la lama è temprata ad una durezza di 59 HRC, il che garantisce una buona tenuta del filo. Ovviamente, come molti acciai carboniosi, la tenuta del filo, se la tempra è stata eseguita correttamente, potrà essere molto buona e sono acciai che solitamente si riaffilano molto facilmente. La forma della lama ovviamente è una forma Nesmuk, quindi che ricorda quella degli antichi coltelli dei pionieri americani. È una forma in cui il dorso tende a presentare questa curva in alto per poi abbassarsi nuovamente. La punta non è particolarmente pronunciata, quindi non è particolarmente affilato, ma questo a tutto beneficio della possibilità di utilizzarlo anche come coltello da skinner, quindi per le operazioni di scuoio degli animali, qualora fosse necessario ovviamente. Nella versione che ho preso io le guancette sono in micarta nera con tondini in rame, che danno quindi questo contrasto tra il nero della micarta, che presenta anche questo aspetto molto vissuto, quindi si abbina secondo me molto bene ai piatti. Abbiamo poi degli spaziatori di colore rosso.
Il coltello viene venduto già in kit con un ottimo fodero in cuoio che presenta un dangler, quindi è possibile l'aggancio in cintura sia a livello di questo passante, magari per tenerlo un po' più alto, o se si vuole tenere un po' più basso e con una maggiore capacità di movimento, è possibile utilizzare il dangler. Il fodero ha un'ottima finitura, ha questi rivetti in ottone, le cuciture sono di buona qualità e qui abbiamo un rivetto passante per mettere eventualmente un cordino. La qualità è molto buona, lo spessore è molto buono, inoltre il fodero trattiene, una volta aver messo il coltello a pressione, lo trattiene molto bene e quindi, nonostante non ci sia nessun sistema di blocco se non quello dato dall'attrito tra il manico e il fodero stesso, il coltello però non esce. Il coltello sta molto bene in mano, ovviamente lo potete adattare alla vostra presa andando a smussare la micarta, più vi piace. Quest'incavo nella parte posteriore permette anche di eseguire una presa arretrata per il chopping. Inoltre, la forma della lama che tende a slargarsi in punta sposta un po' il baricentro del coltello in avanti e quindi agevola anche in questo compito. Queste lame con profilo Nesmuk sono particolarmente indicate per il bushcraft perché permettono, in associazione all'affilatura di tipo Scandi, una ottima capacità di lavoro sul legno, anche di tagliare cordame e di processare il cibo. È ovviamente un acciaio carbonioso, quindi richiede un po' di manutenzione rispetto agli acciai inox, magari dopo averlo utilizzato conviene asciugarlo, conservarlo pulito e asciutto, altrimenti tende ad arrugginire. È un acciaio quindi più sensibile all'ossidazione rispetto ovviamente ad un acciaio inox, ma con una buona manutenzione si può evitare che si formi ruggine visibile. Questo è quanto, il coltello lo reputo molto valido, al prezzo a cui è venduto in kit, secondo me ne vale assolutamente la pena, stiamo parlando di circa metà del prezzo di vendita del coltello finito, quindi ve lo consiglio. Se vi è piaciuto il video, mettetevi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo ad una prossima recensione. Grazie e ciao!